Buonasera. Alcuni anni fa, era circa il 2002, Antonio Calbi a un convegno pubblico disse ad alcune compagnie lombarde che erano presenti: io, guardando il vostro lavoro, vedo i segni di una ricerca a livelli molto diversi, alcuni prodotti sono più maturi, altri lasciano presagire dei buoni sviluppi, qualcuno è più incompleto, ma quello che manca a voi e a tante compagnie che anagraficamente vi sono simili è stata ed è la capacità di tradurre quella che è una ricerca estetica, artistica, di segno, in una pratica produttiva. Cioè, non siete stati in grado di trovare un vostro modo alternativo di rispondere a il come produrre teatro e trovare le risorse per. E lo diceva perché il treno dei finanziamenti pubblici era finito da un paio d'anni e noi anagraficamente o per percorso non ci eravamo attaccati a quel treno. Da allora non è che è successo molto, cioè sono tanti progetti, tante cose interessanti, però a livello imprenditoriale, di costruzione di progetti, forse la prima avvisaglia importante di qualcosa di nuovo sono i progetti di residenza, declinati su territorio nazionale in maniera molto molto differente. Il progetto ETR, che è il progetto delle residenze lombarde, ha alla radice proprio il fatto di essere lombardo, e vi porto due esempi. Alcuni anni fa un coordinamento indipendente di compagnie lombarde che era nato per discutere, provare a fare un lavoro progettuale insieme, che si chiamava FAC, si presentò allora e tuttora assessore della regione Lombardia, Zanello, e gli portammo, speranzosi del fatto che i numeri contassero, un foglio in cui dicevamo: noi l'anno scorso abbiamo fatto 68.000 spettatori, erano circa 10 compagnie, abbiamo fatto più di 4.000 giornate lavorative. Abbiamo lavorato con circa 135 tra comuni e enti pubblici, quindi crediamo di avere le caratteristiche in 10 per essere un possibile interlocutore. Lui prese il foglio in mano, guardò i numeri, dopodiché disse: io ieri sera ero a Tele Lombardia alle 10:30 e ho fatto 115.000 spettatori. Era chiaro per noi, da questo incipit, che non poteva essere un interlocutore. Era inutile spiegargli che i nostri spettatori avevano preso la macchina e pagato un biglietto, i suoi avevano schiacciato un bottone. Proprio la base di partenza, il nostro referente non poteva essere qualcuno con cui aprire un dialogo. Proprio da questa rete, che era FAC, una persona che poi parlerà, che è Davide D'Antonio di Teatro Inverso, portò e condivise con noi una informazione che aveva intercettato. La Fondazione Cariplo aveva un portafoglio da investire su un progetto legato alla produzione e il territorio, e riuscimmo ad aprire, non con il pubblico ma con il privato, un tavolo di lavoro, di un anno e mezzo, in cui insieme, e questa è una cosa straordinaria secondo me, siamo riusciti a scrivere un bando pubblico, a cui le compagnie che avevano compartecipato alla scrittura parteciparono, alcune riuscirono a ottenere il finanziamento, altre no. Da allora sono state assegnate in Lombardia, da questo progetto della Fondazione Cariplo, su cui la Regione Lombardia tuttora non ha manifestato nessun interesse a mettere il proprio patrocinio, sono state assegnate più di 20 residenze, 20 residenze che hanno costruito una rete, hanno fondato un'associazione e hanno cercato di lavorare insieme. Se da una parte il primo aspetto che si evince è quello che il progetto ETRE è un progetto che nasce dal privato e non dal pubblico, è anche vero che la cosa importante, secondo me, è che questa piccola dote economica che il bando ha messo a disposizione delle compagnie, ed è una dote di cofinanziamento fino al massimo del 50% del progetto annuo, è una dote che ha permesso alle compagnie di forzare la mano a degli enti locali e dire: ma noi siamo qui, lavoriamo su questo territorio da anni, tu hai uno spazio che è vuoto o che deve produrre, deve essere abitato, deve produrre cultura, e questa piccola dote ha aperto un sacco di porte.
ha incentivato gli enti pubblici locali a sentire, ascoltare dei progetti e cofinanziarli a loro volta. Quindi questo moto inverso da privato a pubblico ha permesso a delle compagnie di trovare una casa, una stabilità leggera come quella delle residenze, di articolare un progetto pluriennale di forte contaminazione e ascolto con il territorio. Un po' di anni fa Elio De Capitani ci disse: noi come Teatro dell'Elfo esistiamo tuttora perché all'inizio della nostra storia acquistammo un camion. Dovevamo investire i primi soldi e invece di pagarci gli stipendi comprammo un camion e ce l'avevamo solo noi. E siccome si poteva circuitare all'epoca nei centri sociali, non nei teatri ufficiali, noi potevamo prendere tutto il lavoro che compagnie come la nostra non potevano accettare. Ci abbiamo messo 2 anni a pagare quel camion, ma in quei 2 anni abbiamo costruito una rete di relazioni che ci ha permesso poi di andare avanti. Come associazione ETRE, che si è costituita un anno fa, a dicembre del 2009, abbiamo cercato di pensare che cosa potesse essere il camion oggi. Perché se da una parte il nostro sistema burocratico necessita di il camion in qualche maniera è stato sostituito dagli uffici, no? Adesso se parlo con compagnie con più esperienza, anagraficamente più grandi della nostra, non si può più fare a meno di un ufficio, non si può più fare a meno di un organizzatore, di qualcuno che compili i bandi pubblici, che richiedono lavoro, che tessa e mantenga le relazioni con il pubblico o con il privato della zona. Quindi in qualche maniera il camion è diventato, anche per l'eccessiva burocratizzazione del nostro sistema teatrale. Sappiamo, ci sono teatri che hanno 25 dipendenti, di cui 24 in ufficio, e uno, se va bene, un artista che produce. Bene, le associazioni hanno cercato e stanno cercando, imparando dagli errori, di condividere una serie di servizi, di avere un ufficio comune che riesca a coordinare la comunicazione delle attività in rete. E su questo una piccola precisazione. Prima Sergio parlava della difficoltà di costruire dei tavoli di lavoro. Secondo me la difficoltà, proprio perché a questi tavoli si devono sedere il più delle volte dei teatranti, è anche non soltanto costruire dei tavoli di lavoro, ma costruire dei tavoli di lavoro maturi, dove non ci sia una pulsione narcisistica che ognuno di noi ha, che è di affermare la propria identità, il proprio progetto, ma riuscire a fare un passo oltre e condividere un progetto mettendo il proprio ego da parte. È qualcosa che stiamo cercando di imparare a fare. L'associazione nel 2009 ha organizzato un piccolo circuito che aveva l'unico obiettivo di consolidare delle pratiche, di far conoscere le compagnie tra di loro, e quindi quello che ha circuitato sono gli spettacoli delle compagnie, non in una logica solamente di scambio, erano 2 repliche, era riuscire in pochissimo tempo a avere uno strumento in cui praticare la conoscenza. E la cosa più semplice, visto che abbiamo preparato tutto in 1 mese e mezzo, era quella di far circuitare i nostri spazi, acquisire questi strumenti. Per il 2010 organizzeremo un festival di 3 settimane, in cui la presenza degli spettacoli delle compagnie di residenza sarà bassissima, ma le ospitalità, in buona parte internazionali, saranno un pochettino il centro di questo progetto. Siamo riusciti nel 2009 a mandare alcune compagnie al Festival di Edimburgo, 4 compagnie, e anche da questa esperienza sono nate una rete di relazioni internazionali che ci permetteranno quest'anno di andare in quella direzione. Quindi sono abbastanza fiducioso del fatto che le residenze lombarde, che sono un modello molto variegato, non sono residenze creative pure, come Mondaino, dove le compagnie vengono ospitate per creare. Sono compagnie di produzione che gestiscono una residenza. Sempre in quell'incontro con Zanello,
facemmo l'esempio delle residenze creative, dicendo sarebbe bello per noi poter ospitare delle compagnie più giovani ancora di noi e lavorare e aiutarle a lavorare. E lui ci disse, non pensate che possano venire dei soldi su un progetto del genere. Perché per la regione Lombardia ci sono già i CRT, i centri di ricerca, e gli stabili di innovazione. E per statuto sono queste due strutture che devono ospitare e sostenere la produzione giovane, non voi. Quindi lì soldi non ve ne daremo. Niente, staremo a vedere se il nostro progetto riuscirà a crescere e a mettere le basi per essere una modalità variegata e atipica, ma che risponde a un'esigenza del territorio e delle compagnie in Lombardia.